Buonasera e bentrovati amici. Questa sera voglio rispondere alle domande del Q&A che ho posto su Instagram. Ovviamente prenderò soltanto le più interessanti e quelle più inerenti ovviamente alla tematica che io ho richiesto su Instagram. La domanda era qualsiasi genere, ovviamente, riguardante macchina o guida. Bene, andiamo, entriamo nel vivo e vediamo le domande che mi avete fatto. Scorsa settimana, che sapevo che prima o poi sarebbe arrivata questa domanda. Vladimir Vinella mi chiede: essere muscoloso ti penalizza nella guida? Devo essere sincero? No, assolutamente. Devo dire che calzo a pennello all'interno della macchina e tranne qualche ritocco che abbiamo dovuto fare al sedile tra la scorsa stagione e quella di adesso, non è cambiato nulla. Però non mi penalizza e non è assolutamente un problema. Riccardo T98 mi chiede: quanto costa un campionato? Vieni pagato dagli sponsor? Purtroppo non vengo pagato dagli sponsor, non faccio le gare gratis, non corro gratis, purtroppo. Però qualche aiutino c'è. Un campionato mediamente costa intorno ai 25.000 euro a stagione. Ovviamente togliendo quello che sono i danni, togliendo quello che sono gli imprevisti, come è successo a me la scorsa gara, non puoi mai sapere cosa succede. Alla fin fine sono pezzi di ferro questi, come sono pezzi di ferro qualsiasi altra vettura, qualsiasi altra macchina. Quindi per metterci larghi, insomma, se la macchina è tua, conta che vanno via già 21-22 mila euro. Francesco Romeo, 33.449, mi chiede: riesci a concentrarti abbastanza per la gara nonostante YouTube? Devo dire, YouTube lo faccio per piacere, perché mi piace, perché mi diverto e perché voglio cercare di trasmettere a voi quello che io provo sulla mia pelle. Quindi non è assolutamente un problema, non è assolutamente un peso. E non è affatto deconcentrante. Ovviamente in situazioni come quella della gara di Varano mi resta difficile fare video per quello che è all'interno della tenda, sotto la tenda e quello che gira intorno alla macchina, purtroppo. Però cercherò nelle prossime gare, sfiga permettendo o fortuna permettendo, di fare più video per quanto riguarda l'esterno. Poi rimanete sintonizzati perché sicuramente ci sarà una persona a darmi la mano soltanto per quello. Il Dippo mi chiede: quanto costa la macchina? Allora, la macchina, se non erro, se non vorrei dire una cavolata, mi sembra che sta intorno ai 19.000 più IVA la base. Poi ci va ipoteticamente l'ala in carbonio, quella è optional, ovviamente la posteriore, e il fondo piatto in alluminio, che quello è optional, e ci va come optional ipoteticamente il cambio al volante che io non ho messo. E che cos'altro c'è di optional? Non saprei. Noi come accessorio aggiuntivo abbiamo preso un secondo set di cerchi perché ci vogliono, e sai che non lo so, la strumentazione, sono altri 600 euro circa di strumentazione e basta. Questo è quanto, insomma, poi ci sono le vernici, comunque macchina completa, full optional, accessoriata più che si può, insomma, non vai oltre i 26, 25, 26 mila euro IVATI. Ok, ho cambiato postazione. E dunque, torniamo a noi. Maurizio Montagnuolo chiede: spiegaci se puoi, tra parentesi, il tuo setup, caster, gambe, eccetera. Potrei e non potrei.
Facciamo che magari farò un video tecnico in cui andrò a spiegare quello che sono magari più dettagli del mio setup, del mio assetto e di tutto ciò che gira intorno alla macchina. Vi dico che nella scorsa gara ho girato tanto carico di camber. Harry Hackman chiede: dove stai? Credo che volessi chiedermi di dove sono. Io sono di Frosinone, non tutti lo conoscono, è sito circa 60 km più in giù di Roma, e quindi centro Italia. E niente, purtroppo sono tanto lontano da ogni qual tipo di tracciato dove si svolgono le gare. Quanti cavalli ha la Predators? Mi chiede Christian Maglio. E Christian, purtroppo su queste vetture, purtroppo per fortuna, su queste vetture c'è un obbligo di una potenza, praticamente i motori devono essere massimo tra i, cioè, praticamente la potenza massima deve essere 105 cavalli, quindi ogni motore varia circa tra i 99 e i 105 cavalli. Poi non puoi andare oltre su una determinata coppia di newton metri, quindi non può avere troppa coppia il motore. Poi ad ogni modo i motori quest'anno sono sigillati, quindi non dovrebbero esserci problemi di magheggi vari o quant'altro. Tom01 chiede: che motore hai sotto? Queste vetture montano il motore Hornet 600, quindi Honda, e le nuove macchine, quindi le PC015, montano il motore di quello di iniezione, la versione di iniezione, quindi se non vado errato dal 2004 in poi, e mentre quelle dello scorso anno, quindi PC010, PC08 e versioni precedenti, montano sempre motore Hornet 600, però hanno l'alimentazione a carburatori, non è ad iniezione, quindi hanno qualche cavallino in meno. Poi questa bella domanda, chiudiamo con questa. Gianmarco Vinaccia mi chiede: come cambiano guida e approccio all'assetto dal kart alla monoposto? Bene, qui questa è veramente una bella domanda, sarebbe una domanda che finiremo di parlare domattina. Ad ogni modo cambia tutto e non cambia nulla. Possiamo partire da una base che la monoposto ha le sospensioni e gli ammortizzatori, cosa che il kart non ha. Troviamo delle regolazioni antirollio. Poi è vero, il kart è tanto complesso per quanto riguarda il camber, caster, convergenza e quant'altro, però è molto più basilare rispetto alla monoposto. Non sto dicendo basilare, non sto dicendo assolutamente che sia più semplice, anzi magari risulta anche molto più difficile da mettere a terra, da mettere giù come si deve. Cambiano per quanto riguarda la guida: la monoposto bene o male va guidata come il kart, poi questa qui soprattutto non avendo differenziale ti trovi nel momento in cui sei in uscita di curva che è come guidare un KZ, come tra virgolette, non è assolutamente la stessa cosa, e però bene o male il feeling di guida, se si arriva dal kart riesci tranquillamente a guidarla senza essere messo troppo in difficoltà dalla macchina, non è assolutamente ingestibile. Bene ragazzi, per questo video è tutto, e so che vi avevo detto che sarebbe arrivato il video di un test drive che per un po' di problemini sta slittando, però mi raccomando, rimanete sintonizzati perché ci sarà, lo farò e quanto prima lo vedrete qui sul canale. Mi raccomando, se non vi siete iscritti vi invito a farlo, vi basta cliccare qui in basso, qui sotto, ecco, ok, non mi trovavo, vi basta cliccare qui in basso, c'è il tastino iscriviti ed è molto semplice. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like e grazie mille e buon proseguimento.